nato nel 1889, Heidegger aveva nel 1927 quando fu pubblicato Essere e tempo 38 anni, l'età solita per un filosofo per produrre il suo primo lavoro davvero originale. Heidegger non aveva ancora pubblicato quasi nulla, ma conservava migliaia di pagine già scritte, frutto dei corsi universitari apprezzatissimi che egli teneva, essendo da molti considerato l'astronascente della filosofia tedesca. Heidegger era partito dalla fenomenologia di Husserl, di cui egli era stato assistente e a cui il libro è dedicato. Già nel 23 Heidegger dava di sé questo inquadramento culturale. Compagno nel mio cercare fu il giovane Lutero. Si tenga conto che nel 19 Heidegger aveva abbandonato il cattolicesimo in cui era stato educato. E modello, e gli aggiunge, mi fu Aristotele, che Lutero odiava. Alcuni impulsi mi diede Kierkegaard. E gli occhi me li ha aperti Husserl. Lutero e la teologia protestante lo incitavano a porsi il problema di ripensare sempre i fondamenti del pensiero, una teologia della crisi. In ogni caso si tratta di un uso immanente di tali suggerimenti. Dio propriamente non sembra esserci in essere tempo. La fenomenologia di Husserl voleva entrare in contatto con i fenomeni originari, prima di ogni concettualizzazione. E intuire le essenze della realtà. Questo tema dell'intuizione categoriale diventa centrale in Heidegger, che vi aggiunge un'attenzione alla vita concreta che in Husserl era assente e che egli riprende da Dilthey, uno dei principali esponenti dello storicismo tedesco di fine Ottocento, che distingueva per questo le scienze dello spirito, basate sull'empatia, dalle scienze naturali, oggettivanti ed astratte. Heidegger prende inoltre contatto con la Kierkegaard Renaissance, che si era avuta nella teologia protestante tedesca di inizio secolo, e legge la traduzione tedesca delle opere del filosofo danese. Tramite il teologo Bultmann e l'amico filosofo Jaspers, Heidegger rafforza i propri interessi esistenzialistici. Quando uscì il libro, Heidegger infatti disse che solo questi due interlocutori potevano davvero capirlo. Nella fenomenologia dello spirito di Hegel, che in parte fa da modello essere e tempo, la singola coscienza si metteva in cammino per ripercorrere la via già compiuta dallo spirito. Essere e tempo è invece l'opera nella quale il singolo uomo decide di scrutare se stesso per cogliersi in ciò che propriamente lo costituisce, ciò che quindi è sempre presente in ciò che facciamo, qualsiasi cosa facciamo. E orienta da un senso a ciò che siamo e facciamo, per giungere infine ad una comprensione dell'essere in quanto tale, cioè del senso di ogni ente. Un itinerario che è anche di libertà, poiché, dirà Heidegger nel testo, il singolo vede e accetta la propria condizione e i suoi limiti, ma in questo contesto si autoprogetta e non ha bisogno di ideali esistenziali o costrizioni esteriori. Essere il tempo perciò contribuisce ad aprire la stagione dell'esistenzialismo novecentesco. Qui, come Kant aveva presentato un'analitica della ragione, cioè le strutture categoriali del pensare, Heidegger elabora un'analitica dell'esistenza o delle strutture dell'esistere. Si potrebbe dire che l'esistenzialismo è la risposta che l'uomo odierno dà alla domanda: chi sono davvero? Solo che le strutture dell'esistere non sono trascendentali come quelle gnosiologiche di Kant e quelle fenomenologiche di Husserl. Sono, dice Heidegger, ontologico a priori, ma relazionali. Sono il prodotto della relazione tra uomo e mondo, senza che ci sia una priorità di uno dei due poli o un fondamento esterno comune o un senso predeterminato. Perciò l'esistenza è anche una domanda generale di senso, una domanda sull'essere. E la filosofia comincia ad essere vista da Heidegger come scienza della differenza tra ente ed essere, la nota differenza ontologica già indiziata da Jaspers. Per questo il libro va anche al di là dell'esistenzialismo di Kierkegaard e di Jaspers, e riporta anche sulla scia di Aristotele e della scolastica l'attenzione della filosofia occidentale sull'ontologia. Lo stesso titolo dell'opera vuole indicare che la nuova ontologia heideggeriana sarà temporale e non atemporale o metafisica come quella tradizionale. Per questo la pubblicazione di Essere e Tempo è considerata una rivoluzione in filosofia, in parallelo con quello che accadeva con relatività e quantismo in fisica, con la dodecafonia nella musica, col cubismo nelle arti figurative. Essere il tempo che secondo molti è il libro di filosofia più importante del XX secolo è anche, spesso lo si dimentica, una delle perle di quella straordinaria stagione culturale che fu la Germania di Weimar. Il libro uscì incompiuto sia perché Heidegger era pressato a pubblicare da vicende accademiche, sia perché la seconda parte, quella strettamente ontologica, aveva bisogno di nuove riflessioni e sarà sviluppata nel resto della vita di Heidegger. Rimase quindi soprattutto la parte esistenziale, a parte l'introduzione, come vedremo. Più che incompiuta va considerata un'opera in 83 paragrafi aperta agli sviluppi successivi del pensiero del suo autore. Il testo, a parte talune torsioni a cui Heidegger indulge, è chiaro. Benché gli avversari di Heidegger gli abbiano sempre rimproverato oscurità espositiva. Certo, non mancano passi eccessivamente complessi e un indulgere a un linguaggio da se stesso forgiato, ma sono forse gli Heideggeriani che hanno poi creato un gergo le cui strutture sintattiche e semantiche sono respingenti. Ci sentiamo di dire che la struttura argomentativa principale dell'opera è quel circolo ermeneutico che Heidegger esporrà ad un certo punto nel libro e che caratterizza l'intera sua analisi. Ogni comprensione è già una precomprensione, ogni appagamento è inserito già in una dimensione totale dell'appagamento. Non c'è un grado zero dell'essere, ma un dialogo continuo tra premesse intime ed esperienze. La datità o la fattualità, positivistica o meno, è un mito. Anche una soggettività pura, attiva o passiva, trascendentale o meno, che sta di fronte alla fattualità, è un mito. Siamo da sempre coinvolti in un percorso e dobbiamo portarlo avanti. Questo è il circolo ermeneutico. Di cosa parla il libro? In una formula si può dire che parla della vita. Nel testo infatti Heidegger dirà che filosofia della vita equivale all'espressione botanica delle piante. Questa affermazione rivela qual è lo scopo della sua indagine e la riconnette agli interessi delle filosofie della vita tedesche di fine Ottocento di Dilthey e Simmel, in polemica con il neocriticismo e la nascente epistemologia. Anche Husserl aveva parlato del mondo della vita e del precategoriale, ma sempre in senso trascendentale, supponendo cioè l'esistenza di un soggetto generale. Per Heidegger la vita è invece è situazionale, è un incontro un rimando a un sistema di sensi. E oltre alla vita c'è il problema ontologico dell'essere. Segnaliamo infine che c'è un problema di traduzione del testo dal tedesco. Le parole in Heidegger hanno un ruolo fondamentale e molti studiosi, pur apprezzando il lavoro pionieristico compiuto da Pietro Chiodi, che tradusse nel 1953 Essere e Tempo in Italiano, vorrebbero modificare certe scelte lessicali da chiodi operate e che sono diventate ormai classiche nella lingua filosofica italiana. Qui seguiremo tale tendenza classica operando talvolta delle precisazioni. Il libro si apre con una dedica a Husserl, ma già all'epoca della pubblicazione i due filosofi avevano assunto posizioni divergenti. La dedica porta anche la sua data e luogo. Si tratta della baita di montagna a Noberg, vicino a Friburgo, nella cui università Heidegger insegnava, baita in cui il filosofo amava trascorrere il suo tempo libero e che era un vero e proprio mondo personale naturale per lui. Il testo è preceduto da un esergo costituito da una citazione del sofista di Platone e dalla esortazione a riproporre il problema dell'essere. L'ampia introduzione dell'opera è infatti una esposizione del problema del senso dell'essere. La questione dell'essere e la scienza connessa all'ontologia erano infatti, a partire dall'epoca moderna, cadute e diventate prive di interesse. Un neocantiano come Cassirer. Nel 1910 aveva suggellato questo stato di cose nel suo Sostanza e Funzione, in cui si dichiarava che le questioni sostanziali e ontologiche erano state sostituite definitivamente nella scientificità moderna dalle questioni funzionali, vale a dire sapere quale variazione costante segue ad una certa azione senza interessarsi alla natura degli oggetti. Heidegger, che non a caso con Cassirer. Avrà un celebre dibattito-scontro a Davos in Svizzera nel 29. Invece esordisce rivendicando la necessità di riproporre il problema dell'essere, che è stato il problema con cui è nata la filosofia con Platone ed Aristotele. Questa proposta segna una delle grandi innovazioni heideggeriane. Il problema dell'essere, argomenta Heidegger, sembra essere così diventato il più generale ed il più oscuro di tutti. Già, Pascal aveva notato che è indefinibile perché in ogni sua definizione bisogna usarlo. Esso sembra anche ovvio, infatti, lo usiamo sempre, dice Heidegger, echeggiando quanto Sant'Agostino diceva a proposito del tempo. Questa ovvietà attira però il filosofo, che è sempre a caccia di quelli che Kant chiamava i giudizi segreti della ragione comune degli uomini, ovvero la conoscenza tacita, l'inconscio cognitivo. In ogni caso, proprio perché è ovvio. Ciò significa che noi ci muoviamo già sempre in una comprensione dell'essere. Porre il problema dell'essere è un cercare, ma non è cercare qualcosa di sconosciuto quanto di inafferrabile. Ciò che determina gli enti, ma non è un ente. In quanto tale, la sua trattazione ha bisogno di un apparato concettuale proprio, diverso da quello che usiamo per parlare degli enti attraverso le scienze. Vi è anche un ente particolare a cui rivolgersi per parlare dell'essere. Noi, perché noi siamo proprio l'ente che cerca e problematizza. Il problema dell'essere è posto infatti dall'esserci, Dasein, come Heidegger definisce l'uomo. Questo termine era già stato utilizzato da Kant e Hegel, ma Heidegger ne fa una nozione cardine della sua filosofia. L'esserci è l'uomo qui ed ora, che vive in questa circostanza che è un'assoluta individualità simile alla monade di Leibniz o all'Ecceitas di Duns Scoto, in cui essenza ed esistenza tendevano a coincidere. Su Duns Scotto Heidegger aveva scritto il saggio per ottenere la libera docenza universitaria. Per cui, scrive Heidegger, il problema del senso dell'essere richiede l'adeguata esposizione preliminare di un ente, l'esserci, nei riguardi del suo essere. Viene così presentata e giustificata l'analitica esistenziale, che sarà il contenuto principale del libro, come premessa necessaria all'ontologia. Heidegger chiarisce poi che non si tratta di un circolo vizioso, perché ogni analisi sui principi ha questo carattere. Non è una presentazione deduttiva, ma un'ostensione che fa vedere il fondamento. E li scrive. Il problema dell'essere non è infatti il più generico, ma il più fondamentale e concreto dei problemi. Quanto alla scienza dell'essere, Heidegger, ben consapevole della crisi dei fondamenti che le scienze stavano attraversando, afferma, citando esplicitamente la teoria della relatività, che il livello di una scienza si misura dall'ampiezza entro cui è capace di ospitare la crisi dei suoi concetti fondamentali. Ora, l'indagine sull'essere è ancor più critica. Può e deve precedere in quanto ricerca quella delle scienze positive. Platone e Aristotele lo dimostrano. Qui Heidegger introduce anche la distinzione fra la dimensione ontologica, cioè tipica della scienza dell'essere, e quella ontica, relativa cioè semplicemente all'ente e alle scienze degli enti. Aggiunge anche che l'ontologia non può accontentarsi delle proprie categorie, ma deve sempre interrogarsi sui propri fondamenti. Cioè, come detto, sul senso dell'essere. Ogni scienza ha poi, e li scrive, il modo di essere di questo ente, l'uomo. Il problema dell'essere si risolve in una radicalizzazione della comprensione preontologica dell'essere. L'esserci è inoltre del tutto singolare rispetto agli altri enti, poiché dice Heidegger, con una frase che è diventata celebre, per questo ente nel suo essere ne va di questo essere stesso. L'esserci è cioè aperto al suo essere, è un ente ontologico. Scrive Heidegger: L'esserci comprende sempre se stesso in base alla sua esistenza, cioè alla possibilità che gli è propria di essere o non essere se stesso. Entra qui in campo l'esistenzialismo di origine Kierkegaardiana, e Heidegger aggiunge che questa fedeltà al proprio essere è un affare di ogni singolo esserci, non una questione generale o sociale. L'essenza dell'uomo o esserci non è quindi una quiddità, un certo contenuto, ma questa apertura al proprio essere. Heidegger definisce l'essere dell'esserci appunto esistenza. Con un certo tecnicismo, definisce poi esistentiva la comprensione esistenziale di sé, mentre l'esistenzialità è l'insieme delle strutture esistentive. L'analitica dell'esistenzialità è la comprensione esistenziale. L'esistenza, dirà poi Heidegger, è una prerogativa dell'esserci, che non può non porsi il senso dell'essere e non può non mettersi in gioco cercando se stesso. Questo significa il neva, che nessun esserci ha un cammino prefissato davanti a sé e non può evitare di costruire se stesso e la propria irriducibile individualità. Più avanti, Heidegger aggiungerà in modo perentorio che la sostanza dell'uomo non è lo spirito come sintesi di anima e corpo. Ma l'esistenza, cioè il senso del proprio esserci. Comprendere l'essere è dunque tipico dell'essere dell'uomo. L'esserci, dirà Heidegger nel paragrafo 52 dell'opera, è un ente aperto, aprente e scoprente. Si tratta di un ontologismo che precede l'ontologia scientifica. Poiché le scienze sono maniere d'essere dell'esserci, le ontologie scientifiche risultano fondate e motivate. Dalla struttura ontica dell'esserci. L'ontologia fondamentale va dunque cercata nell'analitica esistenziale. Ne deriva anche che l'esserci ha un primato sia ontico, poiché si chiede il senso dell'essere, sia ontologico. In modo impegnativo, Heidegger ne conclude che l'analitica ontologica dell'esserci è in generale l'ontologia fondamentale. Una prospettiva che si può ritenere egli non manterrà nella seconda fase della sua filosofia, dopo essere e tempo in cui l'essere prenderà sempre più consistenza rispetto all'esistenza. Nel secondo capitolo dell'introduzione, Heidegger preannuncia che la temporalità verrà chiarita come il senso dell'esserci e quindi come orizzonte della comprensione dell'essere. Ma egli ci dice anche che l'elaborazione dell'analitica esistenziale è problematica. Anticipa anche che il concetto ordinario di tempo sarà parzialmente utile a questo scopo, contro la pretesa di Bergson che esso sia spazialità. Infatti, Il tempo dell'uomo chiarirà poi Heidegger. Non è solo quello vissuto interiormente, ma è anche un tempo esteriore in cui fare delle scelte. Si sente qui la lezione di Kierkegaard che aveva detto nell'Ottocento che l'uomo è fatto di scelte: out, out. Al tema del kairos, che in greco sta per il momento giusto per fare qualcosa, Heidegger aveva riflettuto negli anni precedenti sulla scorta di San Paolo e della filosofia pratica di Aristotele. Vedremo che per il singolo, l'individuo e il mortale, come lo chiamavano i greci, il tempo è anche e soprattutto finito. Heidegger critica anche la tradizionale distinzione metafisica o epistemologica tra enti atemporali e temporali. È l'essere stesso e non solo l'ente ad essere temporale. L'elaborazione della temporalità dell'essere sarà quindi la migliore risposta alla domanda sull'essere. Non si tratta, spiega Heidegger, di una proposta nuova e gli fa capire che non insegue la novità in quanto tale, ma la sua novità, gli scrive, sta nel capire le possibilità che gli antichi hanno preparato per noi. Qui sta anche il segreto del suo metodo filosofico, che è una nuova meditazione sulla tradizione. Temporalità, vedremo, è infatti matrice di storicità, per cui ogni esserci cresce all'interno di una interpretazione dell'esserci tramandata, ovvero in una tradizione. Si tratta di una delle tesi più importanti di Heidegger, che lo mette tra l'altro in opposizione ad ogni storicismo e ad ogni astratto e unilaterale modernismo. Ciò significa anche che lo stesso problema dell'essere ha una sua storicità, il che ci fa tornare alla problematicità dell'analitica. L'esserci tende a comprendere il proprio essere in base all'ente a cui si rapporta costantemente, cioè il mondo. Per cui l'esserci è onticamente vicinissimo a sé ma ontologicamente lontano. L'ontologia greca era stata infatti elaborata in questi termini. Il Medioevo ne aveva fatto una dottrina fino a Hegel che l'ha soltanto rielaborata. Come si vede la prospettiva di Heidegger è radicale. Non intende soltanto elaborare un esistenzialismo, ma una vera e propria metafilosofia che mette in discussione il modo di interrogarsi delle filosofie precedenti. In qualche misura intende proseguire il discorso genealogico nicciano, operando, come farà dopo la pubblicazione di Essere e Tempo, un superamento dello stesso Nietzsche. Dirà Heidegger nel paragrafo 62, la filosofia non deve ripudiare i suoi presupposti, ma neppure limitarsi ad assumerli. Essa deve rendersene conto e chiarire esplicitamente ciò in virtù di cui essi sussistono. Per chiarire genuinamente, non in rapporto al mondo e all'ente, cioè, il problema dell'essere, occorre rendere fluida nuovamente la tradizione, distruggendo il contenuto tradizionale dell'ontologia, nella quale viene privilegiato onticamente l'ente come presenzialità. Dottina questa principalissima in Heidegger. Come egli chiarirà nel paragrafo 57, questo modo di procedere cade nel dogmatismo ontologico di considerare esistente solo ciò che abbia la forma della semplice presenza. Vorhandenheit, in tedesco, o essere sottomano, secondo altre traduzioni, perché il termine in tedesco si usa solo per le cose, mentre il fenomeno, vedremo tra poco, ha ben altre caratteristiche. Il termine distruzione di sta qui più precisamente per decostruzione, metodo genealogico di stampo nicciano. Anzi, precisa Heidegger, che di Nietzsche era ammiratore, ma non ne condivideva l'inutile furia eversiva, questa distruzione non vuole nullificare il passato, ma si pone contro l'ontologia odierna, che è una cattiva ontologia perché poco consapevole. L'unico pensatore che si rese conto della temporalità radicale dell'essere fu Kant, in particolare nella sua dottrina dell'immaginazione trascendentale, generatrice di schemi. Ma Kant si ritrasse e parlò di mistero dell'immaginazione perché dimenticava il problema stesso dell'essere. E gli mancava un'ontologia dell'esserci. Per cui lui il soggetto è quello cartesiano reso trascendentale, in cui il rapporto tra io penso e tempo diventa un automatismo non indagato. E dal momento che Cartesio eredita tutte le categorie ontologiche antico-medievali, l'intera storia dell'ontologia si basa su un errore fondamentale commesso dai greci. Quello di declinare la temporalità nei termini di presenzialità, valorizzando il modo del tempo del presente e trasformando tale presente in un eterno attraverso la fissazione di essenze, come l'usia aristotelica che aveva irrigidito il dialogo platonico o la visione dell'esserci come dialogante. Il metodo genuino per andare verso l'essere è quello fenomenologico. Andare verso le cose stesse. Heidegger riprende infatti quello che era stato il motto di Husserl. La filosofia di Heidegger è perciò anche una delle diverse forme novecentesche di superamento della metafisica. Dopo essere tempo, Heidegger avrà infatti l'ambizione di elaborare LA forma della definitiva fuoriuscita dalla metafisica. Bisogna però intendersi sulla nozione di fenomeno. Con una delle sue celebri etimologie filosofiche dal greco, Heidegger puntualizza che il fenomeno è ciò che si manifesta in se stesso, mentre la parvenza è un momento negativo, cioè una manifestazione distorta e falsa del fenomeno. L'automanifestarsi del fenomeno va anche distinto dall'apparenza, che è il segno di qualcos'altro, come i sintomi sono le apparenze della sottostante malattia. Kant ha mescolato fenomeno e apparenza nella sua Estetica Trascendentale. Parvenza e apparenza sono comunque fondate nel fenomeno propriamente detto, l'automanifestazione. Come dirà Heidegger più avanti, il fenomeno esprime l'essere, l'essere dell'ente. Anche il suffisso di fenomenologia va chiarito. Logos significa infatti parlare e mostrare le cose, rendere manifesto ciò di cui si discorre, lasciar vedere qualcosa in quanto qualcosa. La verità del discorso non si misura con la nozione classica di adeguazione tra parole e cose, perché verità in greco aleteia significa disvelamento, mentre falso è ciò che copre, nasconde la cosa con un'altra. In questo senso, precisa Heidegger, il discorso non è la vera sede della verità, anche perché il termine aleteia, usato da Parmenide, è più antico di Logos e sta ad indicare la pienezza indubitabile della percezione diretta della cosa. Più avanti, nel paragrafo 44b, Heidegger chiarisce di non voler indulgere in questo modo ad una mistica della parola, ma che è necessario che la filosofia conservi la forza delle parole più elementari, per evitare che l'intelletto comune le modifichi. In questa etimologia filosofica si fa anche valere in una certa misura l'intuizionismo che Husserl aveva posto alla base della sua proposta filosofica, ma che Heidegger trasforma in ermeneutica, come vedremo. Heidegger qui aggiunge che il logos è invece ragione, razio, cioè rapporto con le cose. La fenomenologia è dunque lasciar vedere da se stesso ciò che si manifesta, afferrare o dimostrare dialogicamente i fenomeni e tutto ciò che da essi promana. Nel paragrafo 16 Heidegger parlerà di un pedinare il fenomeno così venuto in luce per tentare di fermarlo e interrogarlo a proposito delle strutture che si manifestano in esso. Nel paragrafo 28 chiarirà che un fenomeno originario è indeducibile. Vi è poi la co-originalità di fenomeni fondamentali diversi che non viene colta dalla logica tradizionale, deduttiva, la quale ha sempre cercato una sola causa prima. Sempre sul tema dell'originario, nel paragrafo 67 si ribadirà che l'originario è una totalità non semplice e che risalire all'origine porta a cose che non sono ovvie per l'intelletto comune e che perciò rivelano adesso il carattere problematico dell'ovvietà. Inoltre gli scrive plotinianamente ogni scaturire, cioè ogni derivazione in campo ontologico è degenerazione. Tornando alla questione metodologica... Heidegger ci dice che i fenomeni solitamente purtroppo non sono dati, sono coperti. Perciò è necessario il disvelamento fenomenologico, che mostra l'essere dell'ente. Il coprimento può essere nascondimento, se un fenomeno è del tutto sconosciuto, ricoprimento, se un fenomeno è stato conosciuto, ma poi via via ricoperto fino al possibile travisamento. L'afferrare originario delle cose è infatti impedito dalla solidificazione, dall'ottundimento del vivere, generando l'ovvietà e tutte le altre visioni false del fenomeno stesso, come è accaduto alla stessa storia dell'ontologia. Non c'è tuttavia una scorciatoia intuitiva a questo riguardo, come pensava ad esempio Bergson, che non viene esplicitamente citato, ma occorre un approccio allente che lo renda manifesto. Per come esso genuinamente è. Per cui, aveva detto Heidegger all'inizio di questa disquisizione, l'analitica esistenziale dovrà studiare l'esserci come esso è, innanzitutto e per lo più, nella sua quotidianità media. Sta qui un'altra delle rivoluzioni filosofiche di Heidegger, che era un lettore attento di Dostoevsky e che, in qualche misura, introduce la letteratura nella filosofia. O meglio, affida la concettualità filosofica. Quell'indagine sulla vita umana che finora era stato appannaggio della letteratura. O, se si vuole, porta la filosofia a lezione della letteratura, non per diventarne allieva, ma per ottenere insegnamenti da cui la filosofia rimergerà più forte e consapevole di prima. L'esito sarà un'ermeneutica dell'esistenza, dell'essere dell'esserci, condizione di possibilità di ogni ontologia. L'ermeneutica era già stata proposta nel XIX secolo prima da Schleiermacher e poi da Diltai, come tipica forma di discorso delle scienze umane e storiche. Heidegger ha rafforzato e chiarificato meglio i presupposti dell'ermeneutica, come vedremo tra poco, l'ha innalzata da tecnica interpretativa a ontologia e da ciò si è poi formata una nuova prospettiva filosofica fondata all'inizio degli anni sessanta del Novecento dal suo allievo Gadamer. Heidegger conclude l'introduzione con alcune affermazioni impegnative ed esplicative di certi passaggi precedenti. L'essere non è un genere e non è neanche l'insieme degli enti. Esso si trova al di sopra di ogni ente, è il trascendente puro. Nell'esserci, tale trascendenza si manifesta nella radicale individualità di ogni esserci, di ognuno di noi. Perciò, dice Heidegger, la possibilità si trova più in alto della realtà. La filosofia viene quindi definita ontologia universale e fenomenologica, muovente dall'ermeneutica dell'esserci. Infine, Heidegger si scusa per la durezza e l'ineleganza, e gli dice, delle sue espressioni, poiché quello che si accinge a fare non è un racconto descrittivo, ma il tentativo di cogliere l'ente nel suo essere, e mancano, gli dice, per questa impresa, la maggior parte delle parole e la grammatica. Su queste insufficienze del linguaggio filosofico tradizionale, Heidegger rifletterà a lungo nella seconda parte della sua vita filosofica dopo Essere e Tempo. Infine viene presentato lo schema dell'opera, che, come ogni lettore di Essere e Tempo sa, non è stato portato a compimento in questo libro poiché l'intera seconda parte e il terzo capitolo della prima parte non sono stati pubblicati. Si favoleggia che Heidegger li abbia bruciati perché insoddisfacenti. Sembra comunque evidente che saranno gli argomenti di cui si occuperà dal 27 fino alla sua morte, avvenuta nel 1976. Si è parlato a questo proposito di chere o svolta nel suo pensiero, ma si tratta meglio di una serie di approfondimenti in cui effettivamente l'essere diverrà più pressante dell'esserci. Si chiude così l'introduzione che ha occupato i primi otto paragrafi dell'opera. Heidegger si dedica dunque allo scavo del singolo per scoprire le basi esistenziali di ogni altra nozione, anche psicologica o psicoanalitica. Si può dire che, benché esista un parallelismo tra esistenzialismo e psicoanalisi, la profondità esistenziale precede la stessa dialettica tra conscio e inconscio messa in luce da Freud. Essa è fatta di strutture determinanti, di posizioni e orientamenti. Che l'individuo assume per il fatto di essere un individuo presente in un mondo. La prima sezione, paragrafi 9 e 44, del primo e unico capitolo pubblicato, è dedicata all'analisi fondamentale dell'esserci. Heidegger comincia chiarendo alcune nozioni primarie sull'esserci che erano solo affiorate nell'introduzione: l'essenza dell'essere, e gli dice, è il suo aver da essere cioè il doversi dare un senso e un percorso. L'aver da essere è l'esistenza nel senso di Heidegger, che dichiara di distinguerla nettamente dall'esistenza dell'ontologia tradizionale, che aveva la modalità della semplice presenza, un modo di essere. Aggiunge che l'essere è sempre mio, non è cioè un esemplare di un genere, come abbiamo già detto. Si potrebbe commentare similmente ad un approccio nominalistico alla Occam o nella versione particolare nominalistico-sostanzialistica di Duns Scoto, quindi egli afferma l'esistenza un chi prevale sull'essenza, il che cosa. Poi, se l'esserci è una verda, esso è strutturalmente la sua possibilità. Possibilità, dice Heidegger, di scegliersi e conquistarsi, oppure perdersi, oppure conquistarsi solo apparentemente. In senso più profondo, quindi, l'autenticità Eigentlichkeit o il suo opposto, l'inautenticità, sono essenziali per l'esserci. E l'inautenticità non è una mera possibilità, ma un elemento strutturale dell'esserci, che dice qui Heidegger, può manifestarsi in dimensioni vitali piene e concrete, come operosità, vivacità, interesse e godimento. Più avanti, nel paragrafo 31, Heidegger dirà che l'esserci è una possibilità gettata da cima a fondo. Anche se tali possibilità non sono tutte equivalenti o infinite, poiché ad esempio il tempo ed altre connotazioni le orientano, come vedremo. Ora, l'avvicinamento all'esserci non può essere condotto considerandolo come semplice presenza generica. Bisogna approcciarsi al vissuto immediato, all'esistenza quotidiana, che è la forma ontica in cui l'esserci principalmente si manifesta. Ciò è sfuggito a tutta l'ontologia e a tutta la filosofia del passato che ha saltato letteralmente la quotidianità, anche perché è valido il principio per cui ciò che è onticamente vicino è ontologicamente lontano. La quotidianità, benché, anticipa Heidegger, rappresenti la fuga davanti a se stesso e l'oblio di sé, non è un semplice aspetto dell'esserci ma una struttura a priori dell'esistenzialità. D'altra parte, l'esserci dispone sempre di una comprensione di sé per quanto indeterminata. I modi ontici della quotidianità sono chiarificabili e sono definibili come esistenziali. Assomigliano alle categorie aristoteliche o kantiane, ma queste ultime sono concepite come determinazione a priori degli antimondani, non dell'esserci. L'analitica esistenziale che ne risulta precede ogni discorso su che cosa sia l'uomo, cioè ogni antropologia, psicologia o biologia. Dice infatti Heidegger con una precisazione concettuale di grande importanza. I fondamenti ontologici agiscono anche quando stiamo raccogliendo i materiali empirici delle scienze umane, anche se non ce ne accorgiamo o li assumiamo come ovvi. Heidegger prende anche le distanze da quelle filosofie a lui contemporanee che avevano cercato di riscoprire la specificità umana. Bergson, Diltai, Scheller e lo stesso Husserl. Tutte si rifanno in fondo all'antropologia patristica che a sua volta aveva colto in senso teologico. L'ontologia greca della semplice presenza, facendo dell'uomo un ente trascendente che tende al di là di sé. L'antropologia laicizzata moderna mantiene questa prospettiva personalista e presentista. Lo stesso vale per la psicologia, che, dice Heidegger, forse alludendo a Freud, sta diventando un'antropologia. Una biologia generale dell'esserci, sognata da certi riduzionisti positivisti, è impossibile perché l'esserci non è un vivere indeterminato. Bene, la quotidianità non è la primitività, è un modo di essere dell'esserci, anche e soprattutto quando si muove nelle culture più evolute. D'altra parte, anche le culture primitive hanno modi di essere quotidiani e non quotidiani. Il loro studio potrebbe dare un contributo importante ad una nozione complementare a quella di quotidianità, cioè il concetto naturale del mondo umano. Ma i dati offerti dalla etnologia non hanno valenza ontologica, e presuppongono già un'ontologia inadeguata. L'esserci quotidiano è, infatti, primariamente sempre nel mondo. Dirà più avanti Heidegger che l'esserci quotidiano innanzitutto e per lo più è assorbito dal mondo. Il primo esistenziale, cioè la costituzione dell'essere dell'esserci, è quindi l'inessere. Operando una etimologia filosofica dall'antico tedesco, Heidegger chiarifica che in non significa dentro, ma vicino, familiare. L'esserci abita un mondo. È nel mondo. Ciò significa che l'esserci non sta nel mondo accanto agli oggetti, ma ha un rapporto con gli oggetti perché già implicitamente gli sono familiari. Scrive Heidegger: un ente può toccare cose semplicemente presenti nel mondo solo se, sin dal principio, gli è svelato qualcosa come un mondo in base al quale l'ente possa rivelargli al tocco. Si svela qui la fatticità dell'esserci o la sua effettività. Scrive Heidegger l'essere nel mondo di un ente intramondano che si comprende come legato nel suo destino all'essere dell'ente che incontra all'interno del proprio mondo. Lo spiritualismo non comprende questa struttura originaria e finisce per fare dell'esserci un esole a cui è stato dato un corpo e chi parte solo dal corpo posto nello spazio sbaglia ugualmente. È vero che l'esserci ha un corpo ed è spaziale ma perché l'inesserci Insane abita un mondo ed è disperso nel suo in essere. Prima di avere un corpo o un'anima, noi abbiamo a che fare con qualcosa, la approntiamo, la ordiniamo, la curiamo, la imponiamo, la abbandoniamo, la lasciamo perdere. Intraprendiamo, ricerchiamo, interroghiamo, consideriamo, discutiamo, determiniamo. Cioè, ci prendiamo cura. Anche omettere, trascurare, riposare sono delle cure. Che è il nostro modo di essere in rapporto al mondo si tratta di un elemento primordiale. Per cui, afferma Heidegger, il nostro primo rapporto col mondo è maneggiante e usante, fornito di una propria conoscenza che non è quella percettiva. Homo Faber si potrebbe commentare: il primo elemento umano è la relazione con gli elementi del nostro mondo. Significa anche, dice Heidegger, che l'esserci si comprende a partire dagli enti, cioè dal diverso da sé che incontra nel suo mondo. Marx direbbe che la prassi fonda la teoria, o lo Hegel della fenomenologia. Direbbe che il lavoro crea la coscienza. Ma il logos e la filosofia hanno in realtà saltato questa fase e hanno creato i poli del soggetto che conosce un oggetto. Essi sono veri ma astratti, se non si pone prioritariamente l'essere nel mondo. In der Welt Sein, che abbiamo descritto. Da questo salto nascono tutti i falsi dilemmi della gnosiologia. Come si conosce? Come si sa che il soggetto vede bene l'oggetto, eccetera. Da un punto di vista fenomenologico, bisogna invece dire che la conoscenza è un modo di essere nel mondo. E si capisce che l'esserci non è contemplativo, ma coinvolto e curante, cura che nasce da una deficienza nell'avere a che fare col mondo. L'esserci, quindi, si ferma, si sofferma presso l'ente, ne apprende la presenza, e da qui il determinare, il creare proposizioni e asserire. Conoscere non è quindi un uscire fuori dal soggetto, perché l'esserci è già da sempre fuori, interessato al mondo, né abbandona mai la sua sfera interna, perché l'esser fuori è un modo dell'esserci, il suo modo originario. E di nuovo, scrive Heidegger, l'apprensione non è un ritorno nel recinto della coscienza con la preda conquistata, poiché l'esserci rimane sempre fuori dentro, in rapporto col mondo. Razionalismo, empirismo, criticismo. Sono quindi gnosiologie ontiche, si potrebbe commentare, non ontologiche, perché il conoscere è fondato sull'essere nel mondo originario dell'esserci. Heidegger intende quindi dire che la comprensione precede e condiziona la conoscenza, che la vita precede e condiziona la logica. La comprensione è poi sempre emotivamente situata, mai indeterminata e neutra, si dirà nel paragrafo 68. Soggetto e oggetto non coincidono quindi con esserci e mondo. La natura poi è un ente che si incontra nel mondo, per cui l'esserci ha dapprima una consapevolezza del mondo e poi una conoscenza della natura che ne dipende. Per cui vi è un esistenziale, una a priori che è la mondità. Il mondo non è la somma degli alberi e di tutte le altre cose, ma è l'uomo che produce un mondo e un ambiente. Si può commentare, tenendo anche conto che una parte del pensiero di Heidegger è piaciuta all'ecologismo, che quando si lamenta la distruzione dell'ambiente, ci si lamenta non solo e non tanto della contaminazione della natura, ma si esprime una nostalgia verso quell'ambiente che lo sguardo umano dischiude, tanto che se non ci fosse l'uomo non ci sarebbe l'ambiente, ma soltanto forse la natura. La filosofia in genere ha assaltato questo esistenziale della mondità, Weltlichkeit, ed è solitamente partita dalla natura, non considerando quindi che tutto ciò che è naturale è già stato precompreso dall'esserci. Anzi la conoscenza formale spesso copre e occulta gli esistenziali con effetti distorcenti sulla stessa sensibilità ontologica dell'esserci, a cui può ad esempio risultare estraneo quell'ambiente Umwelt in tedesco nel quale è sempre immerso. Ad esempio scrive Heidegger semplicemente usando una maniglia per aprire la porta la lingua greca, chiamando le cose pragmata, esprimeva questo primato del prendere cura, anche se poi l'ontologia greca l'aveva dimenticato. Heidegger passa poi ad occuparsi dei mezzi che usiamo per questa cura, riconoscendo quindi implicitamente i meriti del pragmatismo, che era stato introdotto alla fine dell'Ottocento da filosofi americani come Peirce e James. Ma quello di Heidegger è un capitolo fatto da un pragmatista ontologico che è portato a considerare il pragmatismo vero e proprio come la più presentista e la meno ontologica delle filosofie. Heidegger dice quindi che i mezzi sono tutti collegati tra loro, cioè un universo di mezzi. Quanto meno il mezzo, ad esempio il martello, è contemplato, tanto meglio viene usato e si disvela nella sua utilizzabilità, zuhandenheit, che è un modo di essere del mezzo, il quale sfugge all'osservazione, anzi è il modo di essere in sé del mezzo. Non il modo con cui un soggetto lo studia. Ogni mezzo è poi connesso anche a tutti i rimandi costitutivi dell'ambiente, a quella che Heidegger chiama la visione ambientale preveggente, Umsicht, tradotta anche come avvedutezza o visione ambientale. Ciò significa che l'agire pratico non è cieco o ateoretico. Tra l'altro, la stessa teoria è una particolare pratica. Come anche Freud affermava: l'utilizzabile primario è la stessa cosa da fare, che alla fine è anche un mezzo. La scarpa si costruisce per usarla. I singoli mezzi sono fatti anche di materiale, che ci fanno scoprire attraverso l'uso la natura, la vera natura, quella della foresta che è legname, della montagna che è cava di pietra, del vento che è vento in pop. Alla natura, poi studiata come presenza, scrive Heidegger. Resta incomprensibile la natura come ciò che vive e tende, ciò che ci assale, ciò che ci emoziona nel paesaggio. Le piante del botanico non sono i fiori di campo. L'opera schiude anche il mondo collettivo delle tettoie, della pubblica illuminazione, degli orologi, eccetera. Possiamo quindi giungere ad una definizione dell'essere nel mondo. Intanto il mondo è sempre preaperto, l'esserci già sempre vi sta. E questo stardi significa immedesimarsi nella utilizzabilità della totalità dei mezzi. Ovvero il prendersi cura procura l'intimità col mondo. Essendo il mondo una totalità di mezzi utilizzabili legati l'uno all'altro, il fondamento ontologico dell'utilizzabilità è il rimando. Per spiegare meglio il carattere di rimando dell'utilizzabile, Heidegger fa una lunga disamina del segno, parla dei segni stradali, dei segni del tempo in agricoltura della freccia delle automobili del nodo al fazzoletto il segno è infatti un rimando immediato a qualcosa d'altro tra tanti rimandi ma Heidegger fa un altro passo in avanti decisivo e fa rilevare che l'appagamento bevantnis è l'essere dell'utilizzabilità proprio perché è il rimando e l'appagamento di ogni singolo utilizzabile si riferisce sempre all'appagamento di una totalità come un utensile ha senso dentro il lavoro complessivo di un'officina o di una fattoria, totalità che viene prescoperta rispetto al singolo appagamento. La totalità invece di tutti gli appagamenti rimanda all'essere dell'esserci. Heidegger dice che occorrerà riparlarne più avanti. Un primo indizio è però suggerito dal fatto che la totalità degli appagamenti dà luogo ad una significatività del mondo per l'esserci cioè il poter scoprire l'utilizzabilità degli enti che si incontrano nel mondo in vista del sistema di appagamenti. Tutti sappiamo da sempre, cioè, quanto sia significativo o meno ciò che incontriamo. Per ora, comunque, si precisa che l'esserci, da quanto detto, è apertura e rinvio, è sempre aperto al mondo e rinviato a un mondo che gli viene incontro. Vi è poi un passaggio in cui, senza citarlo, Heidegger critica e liquida il funzionalismo di Cassirer, considerandolo un'ulteriore estenuazione della filosofia della semplice presenza. Segue poi un capitolo di quella distruzione complessiva dell'ontologia che nell'introduzione Heidegger aveva dichiarato essere necessaria. Viene qui aggredita la teoria della sostanza cartesiana, anche perché le posizioni di Kant e Husserl sono in qualche modo connesse a quella cartesiana. Ciò permette quindi a Heidegger di prendere le distanze da due delle scuole filosofiche più importanti dell'epoca in Germania, Fenomenologia Husserliana e Neocriticismo, entro le quali egli stesso si era in parte formato. Il relatore della sua tesi di dottorato era stato infatti il neocantiano Rickert e abbiamo già detto dei rapporti con Husserl. Gadamer ha poi parlato di una certa irriconoscenza che secondo lui faceva parte del carattere di Heidegger. Si potrebbe però dire, amicus Plato, sed magis amica veritas. In ogni caso, secondo Heidegger, Cartesio non riesce a distinguere ente ed essere dell'ente e salta a pie pari la mondità fin qui esposta. Quanto alla res extensa, Heidegger contesta che lo spazio sia un contenitore, come in Cartesio, o una intuizione del soggetto, come in Kant, ma egli lo considera una a priori esistenziale della mondità. Ad esempio, l'esserci è sempre evocato alla vicinanza degli utilizzabili e tutte le accelerazioni del mondo moderno lo dimostrano e ad orientarsi nel mondo che gli è familiare. Lo spazio oggettivo scientifico è stato ottenuto demondificando e quindi devitalizzando lo spazio Resta il problema di chi sia l'esserci. Ora, un'altra struttura dell'esserci accanto all'essere nel mondo è il conessere, indagato a partire dal paragrafo 24. Infatti abbiamo visto che non è mai dato un soggetto senza mondo, ma anche non è mai dato un io isolato senza gli altri. Gli altri non sono coloro che rimangono se io non ci sono, ma quelli dai quali e per lo più non ci si distingue. Il mondo è quindi anche un con esserci. Incontriamo gli altri non come enti presenti, ma nel loro operare, nel loro essere nel mondo. Anche far niente è un operare dell'esserci. Anche l'essere solo è un conessere. L'altro esserci è incontrato dall'avere cura, differentemente dall'utilizzabile che è incontrato nel prendersi cura. I modi dell'avere cura sono essere l'uno per l'altro, l'uno contro l'altro, l'uno senza l'altro il trascurarsi l'un l'altro, il non importarsi l'uno dell'altro. Di solito nella quotidianità ci preoccupiamo degli altri in modo difettivo, con l'indifferenza e il non importarsi. Nei modi difettivi dellavercura si configura una mancanza di riguardo per gli altri, cioè una scarsa attenzione dell'esserci verso gli altri. L'esserci che si mantiene in questo avercura difettivo tratta gli altri come enti, secondo i caratteri dell'ovvietà e della non sorpresa. La cura invece attivo si realizza in forme varie, tra due poli opposti. Il primo è quello del dominare l'altro sostituendosi alla sua cura. L'altro è privato, infatti, col nostro operare al suo posto, della sua autonomia ad agire. E tale condizione di dominio non comporta necessariamente violenza o costrizione. Piuttosto il dominio può essere tacito e non c'è bisogno che se ne abbia esperienza. Questa dipendenza dell'altro ricopre una serie di situazioni esistentive, può infatti riguardare le più banali forme di assistenza, così come la subordinazione dell'esserci a una figura carismatica ingannevolmente premurosa. La vercura subentrante, sostituente alleggerente e dominante, scrive Heidegger, tratta l'altro come un nulla ad esserci, come un ente semplicemente presente. All'opposto vi è l'assumere invece l'altro autenticamente, nel restituirlo alle sue cure e quindi promuovendone l'autonomia e la libertà. L'essere assieme, fare delle cose assieme, si pone anch'esso nella doppia polarità della diffidenza, che secondo Heidegger prevale solitamente in chi svolge la stessa attività, oppure nel giocare tutti in comune per la stessa causa. Quando, dice Heidegger, l'esserci ha afferrato se stesso. Ora, come la vedutezza preveggente era tipica del prendersi cura, il riguardo e l'indulgenza guidano la cura degli altri con uno scolorimento possibile fino agli estremi della mancanza di riguardo e della negligenza. Ma il con è strutturale. Come detto, l'esserci è sempre aperto, lo voglia o no, agli altri esserci e viceversa. Per cui la comprensione dell'essere dell'esserci include la comprensione degli altri. Essa è la base della conoscenza reciproca. Ma essendo prevalenti nella quotidianità le forme difettive Tale conoscenza reciproca è resa opaca dalla dissimulazione e dalla reticenza, per cui è difficile penetrare nell'interiorità altrui. Qui si tocca anche un tema metodologico che Dilltey aveva proposto per fondare l'autonomia delle scienze storiche, cioè l'empatia o immedesimazione dell'altro, einfühlung I'm in tedesco. Secondo Dilltey, l'ermeneutica storica consisteva nell'essere capaci di trasportare il proprio io in quello altrui e comprenderne dall'interno le motivazioni. La Einfühlung era poi in Diltai la base per la comprensione che egli opponeva alla spiegazione razionalistica. All'empatia diltaliana, che ha avuto e continua ad avere notevole successo tra i metodologi delle scienze storico-sociali non positivisti, Heidegger oppone la critica al soggetto reificato che è tipico di quasi tutta la filosofia moderna. Un'autocomprensione autentica di quell'ente che siamo noi stessi non è possibile, per Heidegger, se esso viene concepito nel suo isolamento, visto che l'esserci è con essere con altri. Altri che in linea di principio sono comprensibili, poiché siamo da sempre in relazione con essi. Le coperture della quotidianità fanno effettivamente vero a questa comprensione. Bisogna quindi sondare meglio questo conessere e cosa significa essere se stessi nel conessere. Inizia qui una delle parti più famose di Essere e Tempo, che individua innanzitutto una contrapposizione commisurante che vuole farci prevalere, metterci al pari o sopra degli altri, ma che alla fine ci fa soggiacere al giudizio degli altri. Il chi diventa sì, pronome impersonale. Vi è quindi un primato nel con essere quotidiano del sì, una dittatura del sì. Si legge, si giudica, ci si scandalizza tutti allo stesso modo. Il sì è medietà sorvegliante e livellamento silenzioso che dissolve ogni originalità. Il sì è pubblicità che oscura tutto e rende tutto notorio e accessibile. Il sì ha sempre ragione perché anticipa ogni giudizio, rende tutto facile. È il nessuno dall'essere assieme. È dappertutto, ma se la svigna quando l'esserci deve decidere. Il sì è irresponsabilità poiché ha già deciso per noi. L'esserci lo accoglie bene. Perché il sì ci sgrava dalla ricerca di senso e ci accontenta nel nostro desiderio di prendere tutto alla leggera. Il sì è inautenticità. Ognuno è gli altri e nessuno è se stesso. Per quanto inafferrabile e dissimulato, il sì non è un nulla, è il soggetto realissimo della quotidianità. In effetti, non è determinabile con gli strumenti logici soliti frutto di un'ontologia della semplice presenza e neanche con le metodologie delle scienze dello spirito del Tajane. Non è quindi né soggetto generale né genere né specie né individuo. Il sì è un esistenziale, un fenomeno originario dell'esserci. È anche capace di mutare e di adattarsi alle situazioni storiche. L'esserci è innanzitutto sì, e per lo più rimane tale, quindi è per lo più un se stesso non autentico disperso nel sì. Il sì prescrive l'interpretazione immediata del mondo, articola i rimandi della significatività e dell'appagamento. Drammaticamente quindi il mio io immediato non sono io, ma sono gli altri nella maniera del sì. La conquista dell'autenticità deve dunque passare attraverso il disoccultamento delle contraffazioni, con cui l'esserci, scrive Heidegger, si rende prigioniero a se stesso. L'essere nel mondo, nel modo di essere della quotidianità, fallisce, nasconde se stesso e crea le basi del fallimento delle ontologie tradizionali. Riassumendo tutta questa serie di scoperte che definiscono l'inessere, si può dire che l'essere nel mondo permette di cogliere la natura generale dell'esserci, che consiste appunto nel ci, cioè nella sua apertura, cioè una comprensione emotivamente situata. Infatti la prima costituzione del ci è la situazione emotiva. L'esserci è sempre in uno stato emotivo, befindlichkeit, che alcuni traducono con il più scarno sentirsi situato, quello che onticamente si chiama umore. Sul piano filosofico ciò significa che, in modo antiplatonico e antirazionalista in genere, e anche, si può dire, in senso romantico sebbene depotenziato, la condizione emozionale è per Heidegger prioritaria rispetto alla razionalità logica. Indifferenza malumore e euforia, cioè i diversi toni del nostro umore, sono tutti sintomi di un peso la cui origine ci è ignota perché le modalità della conoscenza sono inadeguate ad indagare l'apertura originaria della tonalità emotiva. La situazione emotiva non è una semplice e fuggevole coloritura degli stati d'animo, ma fa parte della struttura originaria dell'Esserci. La situazione emotiva rivela l'oscurità dell'origine e quindi la gettatezza, Geworfenheit in tedesco, dell'Esserci. Vale a dire l'essere consegnato a una circostanza temporale data non scelta dall'esserci e rispetto alla quale la reazione è spesso quella della diversione evasiva. Si tratta di uno degli esistenziali più celebri di Essere e Tempo, in cui Heidegger mescola l'ateismo della cultura contemporanea, che priva l'uomo delle certezze consolatorie della provvidenza cristiana, con temi schellinghiani di matrice gnostica, relativi alla nascita come una caduta sulla terra. Si potrebbe anche dire che, mentre in Leibniz la difesa e giustificazione dell'individualità viene tentata sul piano razionale con la sua monadologia, Heidegger rinuncia a questa giustificazione come impossibile. Noi siamo consegnati ad un certo tempo e non c'è modo di capirne il perché, ma solo di accettare l'oscurità della nostra origine. Noi siamo sempre consegnati al sentimento della nostra situazione, da cui deriva in via immediata un tentativo di fuga, di evasione. Il filosofo spagnolo Ortega y Gasset ha approfondito per suo conto questo tema con belle pagine sul delicato ed ineludibile rapporto tra me e la mia circostanza. Heidegger rifiuta preventivamente un'interpretazione irrazionalistica di questa sua dottrina né il razionalismo né l'irrazionalismo sanno infatti farsi carico di questa situazione, poiché la tonalità emotiva viene prima del volere e del ragionare. Con i quali spesso cerchiamo di superare il disagio della gettatezza razionalizzandolo o affogandolo nell'agire. La tonalità emotiva non è una condizione psicologica, non viene né dal di fuori né dal di dentro, sorge nell'essere nel mondo se stessi. Ci viene incontro anche come depressione, in cui l'esserci si rende cieco a se stesso e anche l'ambiente si oscura. Oppure come minaccia da parte dell'ambiente che è preventiva ad ogni confronto conoscitivo con esso. In generale, come fece Aristotele che trattò delle emozioni nella retorica, le variazioni della situazione emotiva sono quelle indicate dal discorso pubblico, dall'essere assieme quotidiano. Per Heidegger, l'indagine filosofica successiva, anche quella patristica, ha finito per rendere i sentimenti come accessori, essi invece sono nella vita in comune primari. Si sente qui tutta la sensibilità di Heidegger verso la nuova vita sociale della società di massa e per le indagini socio-psicologiche dell'epoca sulla psicologia delle folle, per le teorie weberiane sui leader carismatici in democrazia, per l'invadenza della pubblicità commerciale e della comunicazione giornalistica, per gli sviluppi della vita politica nella Repubblica di Weimar. Si potrebbe aggiungere che si tratta anche di una diagnosi preveggente delle dinamiche odierne legate alla comunicazione sui cosiddetti social media. La situazione emotiva ha anche il modo paradigmatico della paura, effetto del sentire come minaccioso un ente ravvicinato. Solo un ente a cui nel suo essere ne va di questo essere stesso può provare paura. Si ha paura per il rischio, per l'essere abbandonati a se stessi. I gradi successivi della paura sono lo spavento, il comparire improvviso di ciò che fa paura, L'orrore quando ciò che ci spaventa ci è completamente estraneo, e il terrore quando lo spavento è orribile. Nel paragrafo 68B Heidegger preciserà che la speranza è l'omologa alleggerente della paura, quindi sostanzialmente inautentica. Il lasciarsi vivere è altrettanto inautentico una rinuncia alla scelta. Ora, altra costituzione del C è la comprensione. Si tratta della comprensione primaria, sempre connessa ad una situazione emotiva. Essa concerne l'intero essere nel mondo e si apre alla significatività del mondo. Tale comprensione è consegnata alla gettatezza, per cui l'esserci è già sempre smarrito. Ma essa è anche progettante, poiché comprendere significa avanzare oltre lo smarrimento per rivelare a se stesso come stanno le cose. Nel paragrafo 53, Heidegger specifica che comprendere non ha originariamente il significato di contemplazione di un senso. Esso è l'autocomprendersi nel poter essere che si svela nel progetto. Entwurf. Siamo dunque gettati nel modo del progettare. Questo è un punto cruciale che ha molto attratto tutti i lettori progressisti e umanisti di Heidegger e che ha fortemente contribuito all'apprezzamento di esistenzialisti come Sartre per l'opera di Heidegger un aspetto che, secondo molti interpreti, si attenua molto nella filosofia praticata da Heidegger dopo Essere e Tempo. Comunque, il progetto, chiarisce Heidegger in Essere e Tempo, non è un piano mentale, ma una condizione originaria, un'autocomprensione sulla base della possibilità. La comprensione autentica se è fondata su se stessi. In questo senso diventa visione e trasparenza della nostra esistenza, ciò che in fondo abbiamo fatto finora con queste analisi. Vedere, dice Heidegger, è lasciar venire incontro di svelato lente. Non è una proiezione visiva su una presenza come fanno l'ontologia e la filosofia tradizionali. Qui Heidegger fa un altro attacco metodologico alla fenomenologia husserliana che si basava sulla intuizione dell'essenza. Intuizione e pensiero sono due lontani derivati della comprensione. Sintetizzando, situazioni emotive e comprensione caratterizzano l'essere nel mondo. Scrive Heidegger. È in uno stato emotivo che l'esserci vede le possibilità in base alle quali esso è. I progetti dell'esserci hanno dunque sempre una tinta emotiva. A questo punto si apre un'ampia parentesi metodologica che rappresenta una delle conquiste intellettuali principali di Heidegger, anche se qualche lontana origine può essere trovata nel primo libro della metafisica di Aristotele. Essa darà luogo a tutto un filone filosofico, tra i più diffusi di oggi, quello della filosofia ermeneutica fondata da Gadamer. La digressione che occupa il paragrafo 32 è infatti dedicata alla celebre teoria heideggeriana della comprensione e della precomprensione. L'interpretazione, dice Heidegger, segue la comprensione e l'appropriarsi di ciò che si è compreso. Ma la comprensione stessa ha un presupposto, la pre-comprensione. Ogni atto di comprensione è preceduto da un riferimento ad una significatività e ad un appagamento totali e complessivi, che lo orientano, lo condizionano, lo producono. Scrive Heidegger che l'interpretazione quindi non è mai l'apprendimento neutrale di qualcosa di dato. È fondata essenzialmente nella predisponibilità, nella previsione, nella precognizione. Il dato è in realtà già reso ovvio dalla preinterpretazione implicita. Non si tratta di un circolo vizioso, che appare tale solo a una logica della presenza, ma di un circolo in cui immergersi perché ineliminabile. Solo così si eviterà di affidare la precomprensione al caso o alle opinioni comuni e si sarà quindi davvero scientifici. Esistenzialmente la comprensione è il coglimento del senso dell'ente. Ma non in quanto ci sia qualcosa da scoprire, poiché solo è solo l'esserci da avere davvero senso, vale a dire è il luogo di comprensione o di fraintendimento. La logica dimostrativa basata sull'asserzione è quindi successiva all'originaria logica ermeneutica comprendente. Dilta invece opponeva la comprensione alla spiegazione come due forme diverse ed opposte di parlare di oggetti di studio diversi, inerti nel primo caso, spirituali nel secondo caso. Nel paragrafo 68 Heidegger chiarisce infatti che la comprensione primaria dell'esserci non è un genere conoscitivo, ma la fonte della conoscenza, ermeneutica o esplicativa che essa sia. Accanto alla comprensione va posto come co-originario il discorso, ovvero l'articolazione delle comprensibilità. I significati sfociano in parole. Il linguaggio è l'espressione del discorso. Il discorso è il linguaggio esistenziale, mentre il linguaggio parlato può assumere le forme dell'ente utilizzabile e può degradare a ente presentificato a parole cose. Il discorso è sempre un discorso su qualcosa che non si esaurisce nel giudizio logico. Anche un augurio o un comando sono discorso. La comunicazione è l'essere assieme comprendente che realizza la compartecipazione della situazione emotiva e la comprensione del conessere. Non è un trasferimento di stati d'animo da un soggetto all'altro. In realtà il conessere è già, ma viene partecipato col dialogo. Col discorso e soprattutto con la poesia si esprime la tonalità emotiva dell'esserci, che influenza il modo di parlare. Qui si introduce un'altra perla di originalità heideggeriana. Discorrere è soprattutto sentire, aprirsi autenticamente al conessere. è, dice Heidegger, l'ascolto dell'amico che ogni esserci porta con sé. Il conessere si realizza con lo stare a sentirsi reciproco. Quella heideggeriana è quindi una filosofia dell'ascolto, Forse la prima filosofia esplicita dell'ascolto, che mette a frutto un tema tipicamente teologico e lo utilizza in senso esistenziale. Ora non si deve dire o ascoltare tutto, solo chi ha già capito, dice lapidariamente Heidegger, può ascoltare. Il tacere è essenziale, solo chi ha qualcosa da dire può però tacere, qualcosa da dire autentico, cioè con un'ampia apertura di se stesso. Bene, a questo punto si è equipaggiati per riprendere l'indagine sulla quotidianità. Si apre qui una spietata analisi non solo della vita quotidiana, ma anche di quella che oggi chiameremmo la sfera mediatica. Critica che poi verrà ripresa dai filosofi impegnati politicamente, ad esempio della scuola di Francoforte. Marcuse fu infatti allievo di Heidegger a Marburgo. Il linguaggio del sì è la chiacchiera. Essa è alla portata di tutti, elimina l'incertezza e si la comprensione è un procedimento di chiusura rispetto al fondamento di ciò che si dice. Eppure il linguaggio è espressione, che porta con sé la comprensione dell'essere e il disvelamento dell'ente, e gli orizzonti possibili per interpretazioni ulteriori. La comunicazione quotidiana si concentra invece sul discorrere in quanto tale, perdendo il rapporto originario con l'ente di cui si discorre. Per cui si limita a diffondere e ripetere il discorso, che si amplifica e acquista autorità, l'autorità del si dice. Lo stesso vale per lo scrivere pur di scrivere di opere altrui, ripetendole puramente. La comprensione quotidiana non se ne rende conto, visto che pensa di aver già compreso tutto. Questa totale infondatezza della chiacchiera è proprio il propellente della sua diffusione pubblica. Rende tutti falsamente convinti di aver affermato ciò che non hanno compreso. La chiacchiera si rifiuta così di risalire al fondamento ed è sostanzialmente un'operazione di chiusura e impedisce ogni riesame e ogni nuova discussione. Ma si tratta di un elemento strutturale dell'esserci. Molte cose le impariamo così e restano per sempre tali. L'esserci non può sottrarsi a questo stato. Non possiamo sottrarci a questo stato interpretativo in cui cresciamo e che ci condiziona profondamente, fino a determinare lo stato emotivo e come si vedono le cose. È uno sradicamento che però è strutturale. Vi è un'altra condizione del sì sempre più diffusa, la curiosità. Essa è una degradazione del vedere autentico, della ricerca della luce illuminante che è originaria in noi. Con la curiosità si vede senza curarsi di comprendere, con una incapacità di soffermarsi su ciò che ci si presenta, ben diversa dalla meraviglia aristotelica. Ma non si tratta di una contraffazione volontaria da parte dell'esserci sebbene di una condizione esistenziale. Per cui Heidegger più volte precisa che le sue indagini e i nomi che ha scelto per questi esistenziali non hanno una connotazione negativa, bensì descrittiva di una condizione comune. Guidata dalla chiacchiera, inquieta ed eccitata com'è, la curiosità cerca solo la propria distrazione, e ovunque da nessuna parte. Per la curiosità niente è segreto, e la chiacchiera pensa di poter comprendere tutto. Si genera così l'esistenziale dell'equivoco. Tutti hanno già presentito e parlano con presunta competenza. Scrive Heidegger in una pagina memorabile. Non soltanto ognuno sa e discute di qualsiasi cosa gli sia capitata o gli venga incontro, ma ognuno sa già parlare con competenza di ciò che deve ancora accadere, di ciò che manca ancora, ma dovrebbe ovviamente essere fatto. Ognuno ha già sempre presentito e fiutato ciò che gli altri hanno presentito e fiutato. Questo essere sulla traccia, ma per sentito dire. Chi è effettivamente sulla traccia di qualcosa non ne parla, è il modo più subdolo in cui l'equivoco può presentare all'esserci le sue possibilità, perché le vanifica fin dall'inizio. Dunque il parlare viene saltato in luogo del fare, ogni vera opera creativa viene immediatamente invecchiata dall'equivoco. Solo quando l'interesse generale e la chiacchiera si saranno dileguati, emergeranno le reali possibilità dell'opera creativa. L'essere assieme diventa una continua animazione dove non succede veramente nulla. Un brulicante ed equivoco starsi a sorvegliare reciprocamente l'un contro l'altro. L'equivoco ci fa precipitare nello sradicamento dell'ovunque e in nessun luogo. Si rivela così il modo fondamentale dell'essere della quotidianità, la deiezione o decadenza, verfallenheit, o inautenticità. In essa noi siamo strutturalmente per lo più. Immedesimandoci in chiacchiera, curiosità ed equivoco. Heidegger ci tiene a prendere le distanze da una concezione romantica o teologica della deiezione e nega che sia concepibile come una caduta da uno stato di grazia originario. Il fatto è che noi normalmente siamo pienamente nel mondo senza essere noi stessi. Né si tratta di una struttura deplorevole, scrive Heidegger, che il progresso della civiltà umana potrà un giorno annullare. In generale, dirà poi Heidegger nel paragrafo 63, l'interpretazione esistenziale non deve mai assumere il compito di formulare giudizi autoritari su possibilità e obblighi esistentivi. L'essere nel mondo è infatti di per sé tentatore e la tentazione agisce attraverso la promessa della tranquillità. Tutto è sotto controllo per la chiacchiera. Questo tipo di tranquillità favorisce, per la pseudo sicurezza che offre, L'attività sfrenata che accresce la deiezione. Qui Heidegger fa un cenno alle sue posizioni politiche e antropologiche, che oggi sono state ulteriormente illuminate dalla pubblicazione dei quaderni neri. Dice, infatti, in senso anti-universalistico e anticosmopolita, che questa curiosità polivalente e onnisciente fa sorgere anche l'illusione che conoscere civiltà lontane e porle in sintesi con la nostra possa finalmente chiarire il senso dell'esserci. In ogni caso la deiezione anche in questo modo ci estranea. Finisce per imprigionarci in noi stessi, poiché la deiezione è un modo dell'esserci. Siamo sempre noi a fare tutto ciò. L'esserci precipita da solo nella caduta, nella infondatezza della quotidianità inautentica, anche se la chiacchiera pubblica chiama tutto ciò una vita veramente vissuta. Questa prosopopea e sicurezza infondata accentua la caduta, trasformandola in gorgo. Ma tutto ciò è ineluttabile, non è una faccia notturna dell'esserci, poiché è una struttura dell'esistenza. Né è una resa al mondo, poiché non esiste, sottolinea Heidegger, un io isolato a cui si contrapponga un mondo tentatore. Sappiamo infatti che l'esserci è in essere. L'avvio di un movimento opposto verso l'autenticità non significa neanche che l'autenticità, scrive Heidegger, si libri al di sopra della quotidianità deiettiva. L'autenticità non è superare la deiezione, ma afferrarla e modificarla. Heidegger approfondisce il carattere di deviazione e di diversione che è proprio della deiezione. Esso è simile ma diverso dalla paura che è già stata analizzata. Mentre la paura è una fuga nei confronti di un ente mondano, la deiezione si connette all'angoscia, cioè una fuga, una conversione da se stessi verso il mondo per rifugiarsi in esso. Sono chiaramente avvertibili qui i motivi kirchegordiani, ma anche derivanti dalla filosofia dell'amico Jaspers. In realtà l'angoscia nasce da un timore indefinito, che finisce per questo per rendere irrilevante ogni cosa. Ciò che minaccia nell'angoscia non è nessun luogo, è nulla. È nulla e quindi tutto allo stesso tempo. È lo stesso essere nel mondo che angoscia. Si tratta della situazione emotiva fondamentale che apre il mondo. Qualcosa di simile per intendersi al trauma della nascita psicoanalitico. Come quello rivela all'esserci il suo carattere possibile. Se tutto per noi fosse istintivo e tracciato, non avremmo angoscia, potremmo commentare. Gli animali non sembrano avere angoscia. L'angoscia rivela quindi il nostro essere liberi e i pericoli connessi. L'angoscia rivela che con il sì noi fuggiamo dalla nostra libertà, dallo spaesamento radicale che essa provoca in noi. Uno spaesamento che ci rode dentro. Quanto più esso non si vede, ed è rivestito dalla sicurezza della chiacchiera. Anzi, il non sentirsi a casa propria è il fenomeno originario dell'esserci. Giungiamo così ad una formulazione unitaria dell'analitica esistenziale. Il senso unitario di tutte le strutture incontrate sta nella cura, che non è volontà, desiderio impulso. Cura, nel senso sia del prendersi cura del mondo. Della ver cura degli esserci, come abbiamo detto. Essa esprime questa radice attiva e proiettiva dell'esserci. Nelle parole di Heidegger, il comprendente autoprogettamento dell'esserci nel poter essere, ma essendo comunque già e presso un mondo. Heidegger precisa anche che sia la prassi che la teoria sono due derivazioni della cura, per cui non può essere di primato dell'una sull'altra. L'esserci solitamente preferisce la deiezione e l'inautenticità, grazie alla tranquillità offerta dal sì e dal correlato senso del reale, un reale inteso, tra virgolette. Ma nella quotidianità non svanisce la proiettività dell'esserci, che la trasforma in desiderio sempre mutevole e mai seriamente perseguito. Ora conclude Heidegger: l'impulso alla vita e l'inclinazione a lasciarsi vivere non devono essere estirpati. Ma modificati nella direzione della cura autentica. La cura, quindi, dirà più avanti Heidegger, è la designazione ontologica della totalità delle strutture dell'esserci. Per chiarire il senso della cura, Heidegger apre qui, alla maniera di Platone, una parentesi narrativa, riportando la favola antropogonica di Igino, un autore latino del I secolo, poi ripresa da Herder. La cura, mentre stava attraversando un fiume, scorse del fango cretoso. Pensierosa ne raccolse un po' e cominciò a dargli forma. Mentre è intenta a stabilire che cosa avesse fatto, interviene Giove. La cura lo prega di infondere lo spirito a ciò che aveva formato. Giove acconsente volentieri. Ma quando la cura pretese di imporre il suo nome a ciò che aveva formato, Giove glielo proibì e pretendeva che fosse imposto il proprio. Mentre la cura e Giove disputavano sul nome, Intervenne anche la terra, reclamando che a ciò che era stato formato fosse imposto il proprio nome, poiché gli aveva dato una parte del proprio corpo. I disputanti allessero Saturno a Giudice, il quale comunicò loro la seguente equa decisione: Tu, Giove, poiché hai dato lo spirito, alla morte riceverai lo spirito, tu, Terra, poiché hai dato il corpo, riceverai il corpo. Ma poiché fu la cura che per prima diede forma a questo essere, fintanto che esso vivrà, lo possieda la cura. Poiché però la controversia riguarda il suo nome, si chiami Homo, poiché il fatto di Humus, terra. Il nome Uomo, fa notare Heidegger, è dato soltanto dalla sua consistenza, non dal suo essere. C'è qui un accenno all'umanesimo come dottrina moralistica che Heidegger svilupperà meglio successivamente. Heidegger cita anche Seneca, che rimette alla cura l'origine delle buone opere umane, e fa notare che cura significa anche inquietudine. In questo doppio carattere sta la duplicità essenziale del progetto. A questo punto, al paragrafo 43, troviamo un'ampia e interessantissima digressione sulla nozione di realtà che però appare estrinseca rispetto alla narrazione fin qui condotta e dimostra il carattere non unitario della genesi del libro. Pare infatti che Heidegger avesse diverse migliaia di pagine da raccogliere e unificare e abbia poi operato una selezione per pubblicare Essere e Tempo. Idealismo e realismo, dice Heidegger, fanno lo stesso errore di presupporre un io, un soggetto senza mondo, quando si è visto che l'esserci è originariamente nel mondo». Kant si era affannato nella sua confutazione dell'idealismo a ribadire l'esistenza del mondo esterno, ad esempio. Ma il problema, secondo Heidegger, sta a monte capire che è la deiezione che ha relegato nel nullo il mondo esterno, inestricabilmente connesso all'esserci, per poi, in forme diverse, porsi la via d'uscita conoscitiva di dimostrarne l'esistenza. Si tratta, tra l'altro, di un tipico caso dell'asserita da Heidegger secondarietà del conoscere rispetto all'esistenziale. Il realismo, continua Heidegger, è più vicino all'esistenzialismo, ma se ne allontana perché pretende di dimostrare una realtà esterna che è invece co-originaria all'esserci. L'idealismo, pur essendo sbagliato, suggerisce correttamente però il principio che l'essere non può essere spiegato con l'ente, con la realtà realisticamente e dogmaticamente intesa. Ma non sa dirci nulla della comprensione del reale. Se poi vuole ridurre le cose a coscienza, esso diventa ingenuo quanto il realismo superficiale. In luogo di Io bisogna dire: Io sono in un mondo. D'altra parte, dice Heidegger, il modo d'essere della realtà, comunque considerata, non ha alcun primato fra i vari modi d'essere, né costituisce un orizzonte privilegiato per la comprensione degli enti intramondani o dell'esserci. Solo se c'è l'esserci, c'è l'essere, ovvero la sua comprensione. Se non c'è l'esserci, nulla si può dire degli enti, né che siano né che non siano. Correlata al tema della realtà, si apre anche una discussione sulla verità. Come si vede, essere tempo non è quindi solo un libro sull'esistenza, ma rappresenta l'impianto di una nuova filosofia generale. La verità è stata da sempre connessa fin da Parmenide all'essere. Riprendendo ciò che aveva affermato in sede introduttiva, qui Heidegger precisa che un'asserzione è vera se scopre fenomenologicamente l'ente come esso è in sé. La verità è scoprente. È una riproposizione della vecchia teoria dell'adeguamento tra parole e cose, ma in senso fenomenologico, cioè non come adeguamento di un soggetto ad un oggetto dogmaticamente assunti. Nel paragrafo 52 infatti si dirà il tener per vero equivale al tenersi nella verità solo se si fonda nello stesso ente scoperto e solo se, in quanto essere per l'ente così scoperto, si è reso trasparente nella propria adeguatezza a questo ente che è ciò che manca alle immaginazioni arbitrarie e ai semplici punti di vista nei confronti di un ente. Il fondamento di tale scoprimento è l'essere nel mondo. Viene dunque riproposta come consapevolezza pre-fenomenologica, intuita dai greci, la teoria etimologica della verità come aleteia, svelamento. Heidegger fa quindi una precisazione assai interessante di carattere generale. Vale a dire che la sua posizione non vuole essere uno sconvolgimento della tradizione, ma una sua appropriazione originaria. Ora, a causa della deiezione l'esserci deve riappropriarsi dell'ente contro la parvenza e la contraffazione. La verità deve dunque essere sempre strappata, rubata all'ente. Si tratta delle due vie che la dea indicava a Parmenide, quella della verità e quella della non verità, in cui l'esserci è co-originariamente installato. Ora, come per il reale, c'è verità fin quando c'è l'esserci. Scrive Heidegger le leggi di Newton, il principio di non contraddizione. Ogni verità in generale sono veri finché l'esserci è, poiché la verità è l'apertura comprendente dell'esserci. È un esistenziale. Non si tratta di verità soggettive nel senso di dipendenti dal soggetto, poiché scoprire significa porsi al cospetto dell'ente. Lo scetticismo per questo è una sorta di suicidio, di annichilimento di sé e della propria situazione esistenziale che compendia in modo ineliminabile l'apertura comprendente in questo senso gli scettici veri esistono, per quanto la confutazione solita dello scetticismo tende a dimostrare che esso è impossibile, poiché l'asserto nulla è vero viene dallo scettico considerato una verità. All'opposto, un soggetto puro è un residuo teologico che reifica la priori in una entità invece di capire che la priori è l'apertura esistenziale dell'esserci, la vocazione dell'esserci è la verità, l'esserci è nella verità. La verità ha due momenti: dapprima l'aprimento e il comportamento dell'esserci, poi l'essere scoperto dell'ente. Essere e verità sono co-originali, conclude Heidegger. Si apre così il varco per una scienza dell'essere distinto dall'ente che Heidegger, come abbiamo più volte detto, coltiverà dopo essere tempo nel resto della sua vita filosofica. Qui Heidegger, tuttavia, invece di dirigersi verso l'essere, si volge ad un problema esistenziale. E cioè come fa l'esserci a scegliere tra le due vie della Dea, quella della verità e dell'autenticità? Si apre così col paragrafo 45 la seconda e ultima sezione dell'unico capitolo di Essere e Tempo relativa a esserci e temporalità. All'inizio della seconda sezione, dedicata ai rapporti fra esserci e temporalità, viene prima di tutto rilevato un problema. Il carattere davvero originario dell'esserci non è stato ancora accolto completamente. Fenomeno originario significa infatti fenomeno autentico e totale, ma l'esserci si è visto è dispersione. Vi è poi il problema che il carattere temporalmente finito dell'esserci rende precaria, nel suo caso, la nozione di totalità. Abbiamo visto che l'esserci è sempre infieri, incompleto e poi l'esserci muore, finisce, generando tra l'altro il paradosso che il suo completamento, vale a dire l'assenza di nuove cose da fare, coincide con il suo annichilimento. Emerge così il fondamento della temporalità a cui vanno ricondotte le strutture ontologiche dell'esserci. Nel paragrafo 59, a scanso di equivoci, Heidegger chiarirà anche che tale temporalità non va intesa come biografia, e gli scrive l'ordine di successione delle esperienze vissute non dà la struttura fenomenica dell'esistere. In ogni caso si apre a questo punto un'indagine esistenziale sulla morte, che rende ancor più unica la filosofia di Heidegger. Diceva infatti un filosofo tedesco suo contemporaneo, Rosenzweig, che la morte è lo scacco della filosofia, che non sa capirla e non ne parla. La morte, dice Heidegger, non è sperimentabile dall'esserci, infatti, coincide con la sua fine, col non esserci più. La morte degli altri ci fa vedere la fine dell'esserci. Noi vediamo la trasformazione dell'esserci a cosa corporea, cioè a semplice presenza. Una presenza però peculiare che non la rende tale. Il defunto è compianto infatti, curato nella memoria. Comunque, questa esperienza della morte altrui è limitata. Noi ci limitiamo ad essere vicini a chi muore, ma non comprendiamo il senso proprio patito da chi è morto. Non si può neanche sostituirsi alla morte di un altro, anche se si può morire per lui. La morte è solitaria e individuale, è un'esistenziale. Poco più avanti, Heidegger valorizzerà questo carattere esistenziale, poiché riterrà che l'isolamento a cui ci costringe l'incombere della morte personale. Ci permette di svincolarci dalla dittatura impersonale del sì, come vedremo. La morte dell'esserci, infine, non è semplice cessazione della vita, come negli altri viventi. Nessuna fine è paragonabile a quella dell'esserci. Per estinguere un debito, si sa quanto e cosa manca, nell'esserci può venir concepito come una somma di parti diverse. La luna diventa finalmente piena, svelando una sua parte, già presente ma non visibile il che non è per il futuro sempre aperto dell'esserci. Il frutto giunge a maturazione e realizza se stesso, mentre la morte non è la realizzazione della perfezione dell'esserci o del suo fine. Anzi spesso la morte si accompagna al disfacimento dell'esserci. La pioggia finisce, ma come qualcosa che era semplicemente presente. La strada, il pane, il quadro finiscono, ma l'esserci non è un utilizzabile come la strada, non è assimilabile come il pane, non è concepibile nei termini di un'opera d'arte. Per cui Heidegger ne conclude che la morte fa parte dell'esserci. È un suo modo di essere permanente che permea l'esserci. E l'altra faccia del nostro permanente non ancora. Così come noi siamo sempre in allo stesso tempo abbiamo in noi la fine. L'esserci è un essere per la morte. Sein zum Tode. Essa è la possibilità di non poter più esserci. È la possibilità più estrema e insuperabile, l'unica che sia tale. È la possibilità della pura impossibilità dell'esserci. La morte, scrive Heidegger, si rivela come la possibilità più propria, incondizionata e insuperabile. Anzi, la caratterizzazione più propria, specifica dell'esserci. Ora è solo con l'angoscia che si rivela l'esserci, in modo originario e penetrante, questo suo essere gettato per la morte. L'angoscia non è infatti né la paura del decesso, né frutto di una inclinazione alla depressione della tonalità emotiva del singolo esserci. Essa è, si potrebbe dire, consapevolezza del nulla incombente sull'esserci. Sul piano della quotidianità, il sì banalizza anche la morte e afferma lo scontato si muore, per cui sembra che ciò riguardi gli altri e non sia una minaccia. Il sì accede alla tentazione di coprire la propria morte e di tranquillizzare costantemente l'esserci. La morte diventa quindi nello spazio pubblico sgradevole a dirsi o tacciata come debolezza per chi vi pensa. Questo perché il sì non ha il coraggio dell'angoscia davanti alla morte e la degrada a semplice paura da reprimere per mostrare tranquilla accettazione. Ma questa è una fuga deiettiva di fronte alla morte. Per il sì un giorno o l'altro si finirà per morire, ma per ora ancora no e la morte degli altri certifica che noi siamo vivi. Questa certezza generica non è seria. Si è certi di qualcosa se lo si tiene per vero, ma il sì è evasivo e superficiale, non ha il coraggio di divenire trasparente. Dovrebbe in primo luogo assumere che la morte è possibile in ogni attimo, dunque è certa e indeterminata. La morte, in verità, scrive Heidegger, come fine dell'esserci è la possibilità dell'esserci più propria, incondizionata, certa, indeterminata e insuperabile. L'esserci è per la fine, è per la morte. Nell'esserci è già incluso quel non ancora estremo a cui tutti gli altri momenti sono subordinati. L'esserci muore costantemente e ha già deciso sul proprio essere per la morte. Ma di fatto l'esserci si mantiene per lo più in un essere per la morte inautentico. Il passaggio all'autenticità non coincide col pensare alla morte, che sarebbe uno scervellarsi, una sorta di fissazione, ma nell'essere attento ad essa, un'anticipazione della possibilità. Anticipare la morte non significa trivialmente prefigurarla, significa penetrare in profondità nella consapevolezza della nostra finitudine e dunque cogliere davvero il carattere aperto, possibile e irripetibile dell'esistenza. Come scrive Heidegger nel suo linguaggio, il precorrere svela all'esserci la sua dispersione nel si stesso e lo porta davanti alla possibilità di essere se stesso, ma se stesso in una libertà per la morte appassionata, sciolta dalle illusioni del sì, che si impone di fatto, certa di se stessa e pervasa di angoscia. Gli svelamenti dati dall'essere per la morte ci rendono autentici. La morte responsabilizza e rende consapevoli della finitezza delle possibilità. Non offre infatti nulla da realizzare, non offre uno scopo che deve realizzarsi, offre la strada, la risolutezza che ci chiama a confrontarsi con la nullità o finitezza costitutiva dell'esserci. Perciò dirà Heidegger successivamente l'anticipazione non è un espediente per aver ragione della morte, ma un modo per renderla padrona dell'esistenza, cioè per impedire ogni nascondimento e autoinganno. La risolutezza precorritrice, come accettazione della propria singolarità finita, è l'esistere autentico dell'esserci. Essa ha come effetto anche di dissolvere le solidificazioni esistenziali del nostro passato che vengono, come ogni altra cosa, relativizzate, consentendo quindi all'esserci di mantenere la sua progettualità aperta. Qui, citando Nietzsche, Heidegger scrive l'esserci evita di divenire troppo vecchio per le sue vittorie. Questo ridimensionamento rende anche consapevoli del poter essere degli altri e delle loro possibilità esistenziali, che il sì misconosce, come abbiamo visto. L'anticipazione precorritrice... Apre al poter essere totale e compiuto dell'esserci. Come fa però l'esserci, si chiede Heidegger, a ritirarsi dal sì e riscoprirsi, a scegliere di scegliere. Entra qui in gioco la coscienza esistenziale, la quale è in grado di effettuare una chiamata silenziosa, inequivocabile e senza appiglio per la curiosità. Heidegger paragona la voce della coscienza a un brusco risveglio, ad una chiamata da lontano. In effetti, il richiamo della coscienza non dice nulla, ridesta col suo silenzio. Grazie al silenzio, l'esserci non può aggrapparsi per evitare di ridestarsi all'attesa di un messaggio. Il chiamante non è oggettivabile, è indeterminato, ma questo è il suo modo di essere. Benché questo discorso abbia una chiara origine teologica, Heidegger lo immanentizza, chiarendo che il chiamante è l'esserci stesso che nella coscienza chiama se stesso benché tale chiamata non sia progettata o voluta. La chiamata viene da me e tuttavia da sopra di me. Il chiamante è l'esserci spaesato, che come abbiamo visto non si sente a casa propria nella sua gettatezza e che tramite l'angoscia corrispondente chiama se stesso. Appare come voce estranea perché l'esserci disperso nel sì è poco abituato al sé vero. La coscienza è la chiamata della cura, che è il fondamento dell'esserci. La chiamata, in quanto richiamo, è indice di una colpa. Non si tratta di una colpa morale o dell'esito di un qualche atto, è una colpa esistenziale che rivela il non strutturale dell'esserci. Il suo essere è fondamento di una nullità, una sorta di peccato originale ontologico dell'esistenza che pone quindi Heidegger distante da ogni ottimismo umanistico. Si tratta di una nullità che consiste più propriamente nel carattere solo potenziale dell'esserci e nella sua infondatezza in quanto essere gettato. Nullità che può concretizzarsi poi nell'altra nullità che è la deiezione. Infatti, questo fondo nichilistico potenziale dell'esserci può facilmente proiettarsi in un nulla effettivo come il sì. Scrive Heidegger che la nullità non compare in un secondo tempo nell'esserci come una qualità oscura che esso potrebbe anche rimuovere nel giro di tempo necessario. Questo è uno spunto che Heidegger fra l'altro coltiverà nella sua filosofia dell'essere frutto della chere o svolta del suo pensiero. Qui Heidegger prende le distanze da ogni moralismo e fa della morale un derivato dell'ontologia. Bene, male, valore in osservanza del dovere e dell'ideale sono nozioni dell'ontologia della semplice presenza. L'esserci è colpevole nel fondamento del suo essere, senza essere tuttavia colpevole moralmente. Questa colpa originaria è la condizione esistenziale delle eventuali colpe morali. La colpa originaria è anteriore anche ad ogni consapevolezza che la riguardi. La chiamata fa comprendere questa colpa e chiama alla cura, a scegliere se stessi, a superare la condizione della quotidianità in cui vivere è un affare di cui si calcolano impieghi, costi e benefici. La risposta alla chiamata diventa l'esser pronto all'angoscia, senza seppellirla nella chiacchiera. Angoscia calma, che si associa alla gioia imperturbabile. Il silenzio della chiamata fa infatti ammutolire le chiacchiere del sì. Chi nega la coscienza e il suo richiamo perché è silente, lo fa perché conosce solo il rumore delle chiacchiere. La risposta alla chiamata è la decisione che Heidegger definisce il tacito ed angoscioso autoprogettarsi nel più proprio essere colpevole. Con essa si attinge la verità originale dell'esistenza. La decisione, entschlossenheit, che significa anche risolutezza, e il poter essere se stessi autentico. Essa è la fedeltà dell'esistenza al proprio se stesso. L'esserci resta in contatto col mondo e con gli altri, ma il suo mondo si è arricchito. In esso adesso c'è anche l'esserci autentico. L'esserci autentico non ostacolerà o sorveglierà la libertà altrui. E il loro poter essere nasce il con essere autentico, né accordo geloso ed equivoco, né affratellamento ciardiero. La decisione non ha contenuto, naturalmente, è un'apertura alla possibilità afferrata per quello che è ed approfondire nel sì. Si apre così la situazione dell'esserci, che è fatta anche degli accidenti legati alla decisione. Il sì non dà luogo a situazione, poiché in esso tutto è già prefigurato e generalizzato. La chiamata della coscienza ci porta nella situazione. La decisione non è un habitus, una velleità indeterminata o un piano deliberato, ma è già un'azione e una cura, un'adesione alla situazione. L'adesione rimane costantemente aperta ed evita di irrigidire la situazione, per mantenersi libera per la propria continua ripresa e rilancio delle possibilità. Heidegger fa poi una digressione in cui chiarisce ulteriormente il senso dell'io come essere nel mondo che si progetta continuamente. Tale movimento esistenziale è il fondamento dell'io, non una sostanza o un soggetto trascendentale, statico e astratto, come l'io penso kantiano. La decisione anticipatrice fa esperire all'esserci la temporalità. Ora, con una nota che anche Bergson sottolineerà. Il futuro, dice Heidegger, è in qualche modo l'origine del passato, nel senso che consolida e giustifica nel suo carattere aperto e accettato ciò che si è già stati, ne garantisce la natura possibile e non paralizzata, solidificata. L'avvenire fa lo stesso col presente, tanto che l'avvenire è il senso primario dell'esistenzialità. Questa connessione tra le fasi del progetto Heidegger dice di chiamarla temporalità, o senso della cura autentica, o unità originaria della struttura della cura. Nel paragrafo 69 la temporalità è anche indicata come l'illuminazione dell'esserci. Si apre a questo punto un'indagine che ha indubbiamente carattere di oscurità e che è la parte meno valorizzata dagli interpreti di essere tempo alla ricerca di un tempo originario. Ci siamo infatti fin qui espressi in una certa misura con termini inadeguati, perché presente, passato e futuro sono termini relativi al tempo inautentico della semplice presenza. Tempo genuino, sì, dice Heidegger, ma surrogato pubblico della temporalità originaria. Che non è come lo scorrere di un fiume, ma la sintesi di tre stati esistenziali. In effetti, la temporalità originaria è una sintesi di esistenza, il non ancora, di effettività, il già stato, e di deiezione, l'essere presso. La temporalità si temporalizza, cioè viene a maturazione, si dispiega, perché non è un ente, nei modi citati e rende possibile i modi di essere dell'esserci. La temporalità, fondando quel diveniente continuo che è l'esserci, mai sufficiente a se stesso, possiede primariamente questa qualità di essere anche fuori di sé. Perciò Heidegger chiama le sue tre forme delle estasi, dal greco ecstasis vale a dire l'uscire da sé. Il fatto che l'esserci sia finito comporta un chiudersi su se stessa della temporalità, la quale non ha il carattere dell'infinità che assume nella sua versione inautentica. Tuttavia, l'esserci è spesso indeciso, deietto e la temporalità non si temporalizza sempre in vista di un avvenire autentico. L'avvenire autentico è anticipazione, vorlaufen. L'esserci sta sempre nell'avanti a sé, ma non tutto l'avanti a sé è anticipazione. L'avanti a sé inautentico è il fattibile, l'urgente, l'indispensabile degli affari quotidiani. Il presente, inserito in una temporalità autentica, è l'attimo o colpo d'occhio che non ha nulla a che fare con l'istante. È un modo di andare incontro agli enti che si temporalizza a partire dal futuro autentico. Il presente inautentico è presentazione, la comprensione inautentica è l'attesa della presentazione. Il passato o essere stato autentico è invece la ripetizione, la riproposizione cioè dell'autenticità dell'essere, a cui si contrappone l'inautenticità dell'oblio della gettatezza che abbiamo detto essere al fondo del sì. L'oblio di sé fonda poi il ricordo degli enti mondani in quanto presenti e non in quanto compresi. Sappiamo che la comprensione avviene sempre in una situazione emotiva. Ora la comprensione è volta all'avvenire, mentre la situazione emotiva è relativa all'essere stato. La paura, in quanto situazione emotiva inautentica, si rivela quindi fondata sull'oblio che rende incapaci di fermezza e di decisione. Dice infatti Heidegger che gli abitanti di una casa in fiamme spesso mettono in salvo gli oggetti di minor valore perché più vicini. L'angoscia, situazione emotiva fondamentale, è un andare indietro ma verso il più proprio essere gettato, e quindi consente autenticamente un ripetersi progettante. La temporalità, infine, viene dichiarata bergsonianamente organica, con la compresenza di ogni temporalità in ognuna delle altre. Si passa quindi ad una rilettura degli esistenziali primari dell'essere nel mondo alla luce della temporalità. La familiarità dell'ambiente è un presentificare. L'esserci si aspetta qualcosa e si muove all'interno di uno sfondo preliminarmente dato. E dunque la familiarità dell'esserci con il proprio ambiente può essere compresa a partire da un tale presentificare, che si aspetta ritenendo, scrive Heidegger. Il prolungamento della prevegenza in attività teorica e attività pratica è ricondotta ad unità da Heidegger. La stessa attività pratica infatti risulta guidata da una specifica visione, allo stesso modo in cui l'indagine teorica non è priva di una sua propria prassi. Heidegger apre qui un'interessante finestra su forme di sapere che si svilupperanno in seguito, come la sociologia o la psicoanalisi della conoscenza e della ricerca scientifica fondandole ermeneuticamente sulla delucidazione esistenziale delle origini teorico-pratiche della scienza. Scrive infatti che il comportamento scientifico è pur sempre una modalità dell'essere nel mondo. Sul piano temporale la riflessione conoscitiva è un presentificare eterno che ha a che fare con semplici rappresentazioni da porre in correlazione causale, se allora, anche se il sistema delle aspettative rimane sullo sfondo. Il contenuto delle rappresentazioni sono dei semplici oggetti scientifici, cioè gli enti privati da ogni utilizzabilità come da ogni rimando di appagamento. Sembra qui farsi sentire un certo influsso della critica marxiana all'economia politica, anche perché Heidegger cita, sebbene fugacemente, la scienza economica e si dilunga di più sul carattere paradigmatico della fisica matematica che viene interpretata kantianamente e neocantianamente. Come frutto di una sistematica sinteticità a priori, che ritrova quindi se stessa nel mondo dei cosiddetti fatti, che sono del tutto relativi al sistema di nozioni precostituite o grandezze fondamentali. Tutto questo procedimento Heidegger lo chiama tematizzazione. La tematizzazione oggettivizza nel senso che abbiamo detto, ciò vuol dire anche che la scienza segue in forme sue la tendenza dell'esserci a trascendere, cioè oltrepassare, andare oltre. È implicito in questo discorso di Heidegger che l'epistemologia, la comune filosofia della scienza e la scienza stessa non affrontino né il tema delle radici esistenziali del conoscere teorico né il tema della trascendenza. Invece Heidegger qui conduce un'analisi esistenziale della trascendenza, un tema che verrà meditato a lungo da Gadamer poiché Heidegger introduce l'orizzonte. Siamo tutti in un orizzonte di apertura, non in un punto astratto privo di coordinate. È all'interno dell'orizzonte che si decide la nostra impresa conoscitiva. Detto questo, si capisce anche perché Heidegger aveva prima chiamato estasi le forme temporali. All'orizzonte si associano infatti gli schemi, ovvero i rapimenti estatici, le direzioni spontanee verso cui ci dirigiamo. Su queste nozioni, come detto, Gadamer costruirà tutta la sua filosofia ermeneutica. Per quanto riguarda invece la spazialità, Heidegger mostra come anch'essa si fondi sulla temporalità. Ogni localizzazione, ogni posto può costituirsi solo all'interno di un mondo di attese. Il privilegio del sì e del senso comune per lo spazio è a sua volta dovuto alla presentificazione che caratterizza l'esserci nella deiezione. Si affronta infine il tema del particolare estendersi della temporalità. Che nella quotidianità si manifesta chiaramente, ad esempio nella successione dei giorni della vita dell'esserci, nella sua estensione dalla nascita alla morte. Tale forma temporale permette di capire l'abitudine, l'appiattimento in una dimensione comune nella quotidianità, l'ambito del per lo più. Essa è però anche alla base dell'accadere dell'esserci, che si chiama storia. Si inizia con un tema interessante, quello della continuità dell'identità personale. Sulla base di un'analisi semplicemente presente, Heidegger propende per una soluzione che potremmo dire iumiana. Non è possibile infatti unificare presente, passato e futuro esteriori, essendo in essi reale solo l'esperienza vissuta attuale. Sul piano esistenziale, invece. Nascita e morte sono sempre presenti e agenti e sono unificate dalla cura. Questo autoestendersi autentico temporale dell'esserci è il suo permanente storicizzarsi. L'esserci è dunque sempre nella storicità. Heidegger fa a questo punto una dichiarazione di umiltà e dichiara di non voler fare altro che proseguire l'opera meritoria di Diltai e diffonderla nelle nuove generazioni a favore di una consapevolezza ontologica della storicità. Non possono fondare la storicità né la storiografia né una sua teoria critica, come quelle di Simmel o Rickert, anche se ad entrambi in realtà Heidegger deve qualcosa. La storicità ha bisogno di una costruzione fenomenologica che parta dalla parziale copertura esistenziale che di essa opera la quotidianità. Si capirà che l'esserci non è temporale perché sta nella storia, come pretende lo storicismo, ma è storico perché è temporale. Calendari, orologi ed eventi naturali sono definiti da Heidegger come appartenenti ad una diversa dimensione, quella intratemporale, che è, d'altra parte, co-originaria alla storicità. Storicità che va intesa come espandersi dell'essere assieme, che è passato ma tramandato tuttora ed efficace. Ed è l'esserci che è primariamente storico, mentre gli oggetti sono, dice Heidegger, storico-mondani. Si apre qui un punto fondamentale. L'autocomprensione autentica è fatta anche di quello che Heidegger chiama scelta del tramandamento di eredità, e quindi di un destino, che è poi un costoricizzarsi in un destino comune di una comunità di un popolo. Tale destino comune non è la somma dei destini individuali, ma possiede una sua forza che si rende libera nella comunicazione e nell'agire. Solo la temporalità autentica come l'abbiamo prima definita nei termini di una progettualità situata e integrata, rende possibile un destino. Ciò vuol dire anche che il luogo della storia è l'avvenire. In primo luogo la storia, scrive Heidegger, getta profonde radici nel futuro. Sono temi molto interessanti che continuano ad influenzare la filosofia della storia e della cultura odierne e si hanno anche in certi accenti anche una valenza politica che pone Heidegger sicuramente all'interno della destra politica weimariana. Ma si è detto che vi è una primaria dimensione storica inautentica. Il sì non è in grado di comprendere la storicità autentica e il destino. Legge il passato sulla base di un oggi parcellizzato ed equivocato. Scrive Heidegger, si sofferma e si mantiene presso le briciole di realtà vaganti nel mondanamente storico, presso le opinioni e le informazioni prevalenti. Mentre la storicità autentica è depresentazione dell'oggi, ritorno del possibile. Quanto alla storiografia, essa è un fenomeno derivato della storicità dell'esserci, che la fonda anche nei suoi comportamenti più di mestiere e professionali. Ora, ogni scienza si costituisce sulla base di una tematizzazione. Quella storiografica è sul passato, che però deve trovarsi aperto verso di essa. Deve esserle accessibile. Una via d'accesso è il mondanamente storico rappresentato dalla documentazione di varia natura, ma che va intrapresa come via d'accesso alla ripetizione della storicità. Heidegger chiarisce che la storiografia non è quindi né individuante né generalizzante. Di ciò, ad esempio, discuteva il maestro di Rickert, Windelband, sulla base della teoria che la storiografia fosse ideografica. La storiografia rappresenta in verità una ripetizione del già stato effettivo che lo vivifica e ne rafforza la carica di possibilità. Anche la storiografia, e qui si sente un'eco weberiana, è collocata come la storicità autentica nel futuro e fa le sue scelte su questa base. Quanto al vantaggio che il sapere storico apporta, esplicitamente Heidegger abbraccia in toto le considerazioni inattuali di Nietzsche, in particolare la seconda, e il suo andare verso una storia critica e creativa, di contro a quella monumentale o antiquaria. O meglio, Heidegger propone una sintesi tra queste tre dimensioni. Una visione che secondo Heidegger è confermata dal carteggio, che viene ampiamente citato, tra Diltay e il conte York. L'ultimo capitolo del libro, paragrafi 78-83, è dedicato ad una compiuta filosofia del tempo, da cui dedurre la temporalità ordinaria misurabile e calcolabile, assunta come tale nelle teorie del tempo filosofico come quella di Aristotele. Dalla cura dell'esserci e dalle sue preoccupazioni nascono i momenti puri del tempo, che sono il poi, l'allora e l'ora. Il presentificare nell'ora è privilegiato dall'essere nel mondo, nel suo prendersi cura e fa capire perché il tempo inautentico sia schiacciato sull'oggi. In ogni caso dai momenti puri derivano le strutture temporali della cura, la databilità, l'estensione, il farsi pubblico del tempo e il suo conseguente carattere mondano. L'ente di forme dall'esserci, l'ente intramondano, può essere anche chiamato ente intratemporale. Una si fatta intratemporalità Porta a considerare il tempo come un utilizzabile o tempo mondano. L'orologio fonda la condizione della possibilità del tempo mondano secondo una linea di spazializzazione inautentica che aveva già criticamente proposto Bergson. Ma la spazialità del tempo non è per Heidegger un dato epistemologico, bensì esistenziale. Dipende dalla tendenza dell'esserci a prendersi cura delle cose, nonché dalla correlata deiezione. Come il mondo, anche il tempo mondano non è né oggettivo né soggettivo. Esso, ad esempio, è più oggettivo degli oggetti, in quanto li rende possibili, è più soggettivo di ogni soggetto, poiché è il senso della cura e rende possibile l'esserci. In realtà, il tempo è prima di ogni soggettività e di ogni oggettività, poiché rappresenta la condizione di possibilità di questo stesso prima. Condizione della condizione, scrive Heidegger, esso è in intimo legame con la verità. Nelle ultime pagine del libro Heidegger decostruisce la nozione di tempo della storia della filosofia, da Aristotele, per il quale il tempo è numero del movimento, a Hegel, mostrando che la loro concezione del tempo è quella del senso comune, cioè quel tempo inautentico, mondano, calcolabile, che è tipico dell'orologio. Si finisce così per occultare la significatività propria di ogni ora, ma è la deiezione che spinge a questo. Il tempo numerabile diventa potenzialmente infinito e fa scorrere via il momento della morte. In Hegel il tempo e lo spirito hanno la stessa struttura formale, quella della negazione della negazione, ma il tempo si pone di fronte allo spirito come luogo di manifestazione. E dunque dice Heidegger, in Hegel lo spirito deve anzitutto cadere nel tempo, fin quando non riesce a distinguerlo concettualmente e idealisticamente. Quindi, per concretizzare lo spirito, Hegel lo ha messo in un contenitore, mentre l'analitica esistenziale mostra con la deiezione il processo reale della caduta dell'esserci nel tempo contenitore. Nell'ultimo paragrafo, Heidegger ribadisce che lo scopo di tutta l'indagine esistenziale era quello del chiarimento del senso dell'essere. Sa che finora si è trattato solo di un'importante analisi preliminare. Ma il problema dell'essere rimane tutto da affrontare. L'opera, perciò, si interrompe senza esporre la terza sezione della prima parte, che doveva avere il titolo Tempo ed essere, né fu mai pubblicata la seconda parte, che doveva essere la distruzione al ritroso dell'ontologia. Questi temi sono alla base della svolta o cheere che pone al centro l'essere, anche se nella lettera sull'umanismo del 1946 Heidegger. Precisa che anche essere e tempo era interessato all'essere più che all'esistente e che il libro non è stato concluso per problemi di linguaggio, data l'incrostazione e i residui ancora presenti in esso della terminologia metafisica, ovvero dell'ontologia tradizionale.